Se ancora hai un vecchio PC con Windows 7 oppure Windows 8, ho un'ottima notizia per te. Tramite un semplice trucchetto perfettamente legale è ancora possibile oggi aggiornare a Windows 10. Come infatti ricorderai, il periodo promozionale che permetteva di aggiornare gratuitamente i PC con Windows 7 e Windows 8 a Windows 10 è terminato a fine luglio 2016. Però oggi che siamo alla fine del 2019, alle porte del 2020, è ancora possibile svolgere l'aggiornamento gratuitamente. Questa occasione dovrebbe interessarti in particolar modo se il computer che hai davanti in questo momento monta Windows 7. Come forse saprai, infatti, già da metà gennaio 2020 Microsoft cesserà completamente il supporto a Windows 7 e quindi non verranno più distribuiti nessun tipo di aggiornamento, nemmeno quelli che risolveranno i problemi critici di sicurezza. Se invece svolgerai questa procedura e aggiornerai al nuovo Windows 10, continuerai a ricevere, proprio come oggi, tutti gli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Stiamo rapidamente vedendo quali sono i requisiti per svolgere questa procedura. Innanzitutto l'aggiornamento è gratuito partendo da Windows 7 o Windows 8, ma non dal vecchio Windows XP oppure Windows Vista. Inoltre il sistema deve montare un'edizione non di tipo Enterprise, quindi vanno bene Windows 7 e Windows 8 in edizione Home, Core oppure Professional, Ultimate e via dicendo, tutte tranne appunto la Enterprise. L'altro requisito forte che devi tenere a mente è che questa procedura è valida solamente se il computer è già stato attivato. Di conseguenza puoi utilizzare questo trucco per aggiornare i computer che già montino Windows 7 e Windows 8 che siano stati attivati, ma non puoi fare il furbo e quindi sostanzialmente cercare di scroccare una licenza di Windows per installarla su un nuovo PC. Ci sono poi i requisiti di sistema che chiaramente rimangono invariati rispetto a quelli minimi per far girare Windows 10. Ricordiamo rapidamente la CPU a 1 GHz, almeno 2 GB di RAM per la versione a 64 bit e 32 GB di spazio su disco. Ci sono ancora delle sottigliezze alle quali prestare attenzione, ma le trovi tutte indicate nell'articolo completo che ho pubblicato su turbolab.it. Ok, iniziamo l'operazione. Per primissima cosa devi recuperare il product key dal PC. Il product key è sostanzialmente quello che viene detto il seriale di Windows, quindi il codice che ti permette di attivare Windows. Il modo più facile di farlo è leggerlo direttamente dall'etichettina che una volta si appiccicava sul fianco oppure sul fondo dei computer, ma che oggi non viene più utilizzata. In caso il tuo PC non abbia questa etichetta, puoi utilizzare uno dei programmi che ho indicato nell'articolo per leggere il seriale direttamente dalla tua copia attuale di Windows. Se proprio non riesci a svolgere questa operazione, non ti preoccupare troppo, prova ad andare avanti lo stesso perché capita spesso che il seriale non serva. E questo primo step è solo necessario proprio per far fronte alla richiesta, che però potrebbe anche non presentarsi se sei fortunato. Secondo passo, dobbiamo cogliere l'occasione per fare un po' di manutenzione al computer. In particolare ti raccomando di aggiornare tutti gli aggiornamenti disponibili tramite Windows Update, di fare una passata per vedere se ci sono nuove versioni dei driver, di aggiornare il tuo antivirus se è molto tempo che non lo aggiorni e in particolare di svolgere tutte le operazioni di manutenzione che ho elencato nell'articolo completo che abbiamo pubblicato su turbolab.it. Lo so che è una scocciatura, ma non saltare questa operazione perché fa veramente la differenza tra ottenere ottimi risultati e risultati un po' così. Una volta che hai completato con la pulizia, fai un'immagine del disco. Questo ti consentirà di ripristinare la situazione attuale in modo super rapido e super pulito in caso dovessero presentarsi dei problemi durante l'upgrade. A questo punto non ci resta altro da fare che non aggiornare materialmente il PC a Windows 10. Ci sono sostanzialmente due metodi. Il primo, che è anche un po' il mio preferito, è quello di utilizzare l'immagine ISO di Windows 10, che puoi scaricare seguendo il link che trovi indicato qua sotto. Una volta che hai ottenuto l'immagine ISO, puoi scompattarla in una chiavetta oppure masterizzarla su DVD, collegare il media al computer che vuoi aggiornare, lanciare il file setup.exe e seguire le istruzioni. Il secondo metodo è tramite Windows 10 Media Creation Tool, è un'utility gratuita che si scarica dal sito di Microsoft, la trovi sempre qua sopra seguendo il link all'articolo, e quando ti viene richiesto che cosa vuoi fare, basta selezionare aggiorna ora il PC. In questo caso il tool aggiornerà il tuo computer a Windows 10.
Durante la procedura di upgrade ci potrebbe essere richiesto di inserire il Product Key e il trucchetto sta proprio qua. Infatti Windows 10 non differenzia i propri Product Key, quindi quelli propri per Windows 10, rispetto a quelli di Windows 7 oppure Windows 8. Quindi inserendo il codice seriale che hai letto in apertura in caso ti dovesse essere chiesto, potrai proseguire regolarmente. In caso la finestra non ti compaia, come dicevo prima, non ti preoccupare perché è capitato anche a me in diverse occasioni che la finestra non mi venga richiesta. Se non ti viene richiesta, nessun problema, anzi meglio, significa che l'operazione sta procedendo senza neanche un intoppo. Ultimo step, al termine dell'aggiornamento dovresti trovarti davanti al desktop di Windows 10 con tutte le novità che questo introduce. Per il momento però quello che ti interessa è cliccare su Start, Impostazioni, Aggiornamento e Sicurezza e sulla pagina Attivazione. Se tutto è andato per il verso giusto, ti ritroverai la scritta Windows è stato attivato con una licenza digitale. Se vedi questa dicitura, complimenti, sei riuscito ad aggiornare gratuitamente da Windows 7 e Windows 8 al nuovo Windows 10. A questo punto non incontrerai limitazioni di uso. Se riesci a vedere questa dicitura, il tuo computer è esattamente stato attivato proprio come se fosse uscito di fabbrica con Windows 10. Lasciami banalizzare un pelo. Questo significa che potrai appunto installare e ricevere gratuitamente tutti gli aggiornamenti da qui in avanti, il supporto Microsoft e via dicendo. Ti dirò di più, poiché il codice è stato legato a doppio filo ad una licenza di Windows 10 sui server di attivazione, in qualsiasi momento potrai anche formattare il PC, reinstallare direttamente Windows 10 ed ecco che verrà immediatamente attivato. Non dovrai più quindi svolgere l'aggiornamento passando per Windows 7 in futuro. E questo fondamentalmente è una gran bella figata. Bene, da Zana di Turbla.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, grazie in anticipo se lo farai. Fammi sapere come è andata la tua esperienza di aggiornamento, è andata bene, sei riuscito a completare l'upgrade gratuito, ti sei ritrovato con il PC attivato oppure hai avuto qualche intoppo? Fammi sapere la tua esperienza nei commenti qua sotto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, clicca anche sulla campanella, altrimenti YouTube non ti invierà le notifiche quando pubblico un nuovo video. Alla prossima, ciao!